Le sfide principali delle aree marginali, periurbane e montane è soprattutto quello del fatto di essere dei territori a bassa densità di popolazione, quindi sono difficili da collegare col trasporto pubblico per via dei costi ad essi legati. Questo risulta in una riduzione dell'attrattività e dell'accessibilità del territorio, con una perdita di popolazione e di imprese e quindi un impoverimento del tessuto sociale e culturale di queste aree. Aree che comunque sono fondamentali anche per le grosse città, perché diventano dei poli generatori di traffico, e se uno guarda ad esempio il Piemonte, la città di Torino, oltre il 50% degli spostamenti a tratti viene da realtà con meno di 10.000 abitanti. Occorre lavorare a tutti i livelli, perché bisogna riconoscere che si tratta di sfide multilivello, quindi che deve coinvolgere tutti gli enti, la città, il paese, le comunità montane, la città metropolitana, la regione. Sono aree che hanno comunque una forte potenzialità, che deriva comunque dal fatto di essere localizzate in aree da forte biodiversità. Sono aree che stanno avendo una crescita ad esempio nel settore turistico, sono aree che devono puntare sulla vivibilità e quindi su un miglioramento della qualità della vita, e in questo cercare di costruire delle strategie per rilanciare appunto l'economia e puntando sulla cultura locale. Le aree periferiche sono per il Piemonte e per l'area metropolitana di Torino tantissime, vi è una diversità enorme e questo deve essere visto anche come un valore aggiunto.